Mi piace moltissimo questa parte dell'hotel. Se vedete, è una piccola insenatura privata al centro della costruzione che appunto ha fatto tipo a ferro di cavallo. Quella parte là sotto, guardate che carina, è proprio tipo da fidanzatini luna di miele, perché adesso se li vedeste da davanti capireste meglio. Comunque sono tutti mini appartamenti, se vedete, che hanno appunto l'ingresso alla piscinetta davanti alla porta di casa, perché lì ci sono gli sdrai, come vedete. E ogni sdraio è davanti a un appartamentino, diciamo una piccola camera diversa. Vi svegliate la mattina e avete già la piscinetta di fronte alla camera. Mi sembra molto carina come idea. Vedete qui ogni giorno sulla sabbia scrivono io ho il compleanno o la luna di miele, e poi quando è finito lo cancellano così. Vedete, cancellano tutto e riscrivono in base alla giornata. Vorrei essere nei loro panni. Benissimo, come secondo pranzo qui a Bali andiamo per lo street food. Ora vi faccio vedere cosa andiamo a mangiare, ovviamente è tipico indonesiano. Allora, siamo venuti qui a mangiucchiare negli imbaracchini per lo street food e ora vediamo quale ci ispira di più da mangiare. Ah, si mangia qui, questo è il menù spartanamente scritto. Mi piace un sacco questo posto, tutto un po' così molto tipico indonesiano. Ovviamente speriamo poi che la roba sia buona. Mi auguro che le cose poi siano buone, nel senso non tanto buone, ma che non siano sicure. Però si sa, quando si vanno in questi posti non si ha mai la certezza al 100% che le cose siano sicure. Però si prova, nella vita bisogna provare tutto. Lo street food mi mancava e oggi andiamo di street food. La Ale si cimenta con il nasi champur. Praticamente vede tutto dentro, verdure, pesce, carne, ed è tutto. Dagene, dagene! Questo è il mio. Il mio è goreng, quindi spaghetti saltati con una bella fritta tonno sopra. Vi assicuro che è davvero molto molto buono. E visto che ci è piaciuto, ci siamo anche ordinati gli udang piccantissimi. Che dici, Ale? Sono in agrodolce tipo? Non sono piccanti. E dopo aver mangiato nello stesso baracchino in cui abbiamo mangiato, dove eravamo qui, ci prendiamo anche dei Paraim Batik, che sono morbidissimi, costano tipo 5 euro, sono bellissimi e morbidissimi, ve lo assicuro. Guardate che bello, la signora si è messa a intrecciare queste foglie, è veramente bravo, signora. Che bello, guarda che bello questo sarebbe da appendere tipo quadro, da quanto è bello. Mamma, che bello! Capello. Che bello! Questo è quello. Sono stati carinissimi di quella cosa. Ci hanno praticamente regalato il cesto di bananine. Il cesto di bananine in offerta. Poi li apriamo e assaggiamo come sono. Mi fa troppo curiosità, ma guardate che carine! Le mini bananine! Le mini bananine! Ora venite con me a vedere questo posto qui che c'è di fronte alla nostra spiaggia. Mi hanno detto che c'è una specie di piccolo tempio qui, c'è una vista bellissima anche da quella parte lì in fondo, un po' selvaggia. Andiamo a vedere se ne vale la pena, insomma. Questo qui mi hanno spiegato che è una piccola offerta che la gente del luogo fa. Penso ovviamente relativo alla religione. Guardate che carina.
Wow, l'acqua è bellissima qui. Voglio assaggiare queste bananine che ci hanno regalato lì al baracchetto. Vediamo se riesco a aprirle senza... però non è semplice da aprire. Mini bananina. È ancora buona, cavolo. Non sono male. Dove oggi facevano i massaggi, guardate che cosa hanno allestito. Hanno tolto tutti i letti per il massaggio. Guardate che bello. Credo che ci sia una cenettina romantica stasera qui. Quanto è carino. Vediamo, avviciniamoci un po' che vediamo come gliel'hanno addobbata. Che bella, sicuramente li accenderanno la caldera. Poi, vedete i fiori sulle sedie. Mamma, che carino, è romanticissimo. Vi faccio vedere proprio qua, è dove loro mangiano, poi ci si sposta, ta 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 ta, e si è proprio in fronte al mare. Una cenetta così in riva al mare non l'avevo mai fatta. Deve essere proprio, proprio bello. Ho preso poi questi da bere che praticamente sono tipo Yakult per andare un po' tipo la regolarità intestinale e quant'altro, insomma ci capiamo. E io direi che questo prodotto è proprio quello che si può dire un nome, una garanzia. Ditemi voi. Siamo qui con Santi, che è simpaticissima, e ci sta facendo vedere un po' di braccialetti. Io ne ho già presi due, uno per mia sorella e uno per Fabio. Ha dei braccialetti bellissimi, guardate. Vediamo, io ho comprato infatti quello lì, uno così per mia sorella, che sono bellissimi. Guardate che carini, l'ho preso così, con i fiori viola per mia sorella. Questo ho preso io. Questo qua però l'ho preso nero. Simone! Ti chiamano tutti Simona, come mai? C'è qualcosa che non ci hai detto? Questi braccialetti sono stupendi. Infatti volevo prenderlo giallo per me, ma questo viola per mia sorella. No, giallo, questo qua. Vediamo quello che hai preso. Oh, questo ce l'ho anch'io, però io l'avevo preso in America. L'ho preso in America a Miami. Loro ovviamente qui se non lo prendono loro quel tiare, figuratevi, bellissimo. Oh, facci vedere, che meraviglia, bellissimo. C'è un bel colori, però questo mi piace di più col colore. Sto colorato. Me lo provo anch'io. Ma guardate che meraviglia questo bracciale che mi sono provata viola. Vabbè, io sono un po' di parte perché io adoro il viola. Guardate che meraviglia che contro la luce. La sento quanto costa. Vabbè che ho già comprato due cose. Però per me non ho ancora preso niente, quindi potrei. Bellissimo. Siamo a cena e abbiamo anche il gruppettino che ci suona, quello che vogliamo, quindi le abbiamo chiesto qualcosa di italiano e sentite ragazze che cosa ci cantano. Che sarà? Il locale è questo.